Bene, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui in una delle realtà più belle e interessanti, certamente per tutti coloro che hanno interesse e amore per il tema della botanica, ma in generale davvero penso che oggi le aspettative rispetto ovviamente alla relatrice, ma anche al titolo molto bello, sono quelle davvero di poter apprezzare ancora più quanto davvero il dato di natura, anche vegetale, ci possa offrire per star bene, per poter davvero cogliere quanto ci può essere utile anche nella quotidianità. Bene, io porto solo un saluto a nome dell'Accademia di Agricoltura di Torino, ovviamente il relatore, la professoressa Consolata Siniscalco, è membro del sodalizio accademico e la ringraziamo di cuore per la disponibilità oggi a offrirci una sua riflessione in questa adunanza. Un'adunanza che vuole davvero entrare nel merito di temi che da sempre sono parte integrante dell'Accademia. Mi preme sottolineare, vedo anche studenti, i miei studenti qui presenti, forse ovviamente sono agli altri sono cose note, ma abbiamo avuto illustri presidenti dell'Accademia di Agricoltura, faccio il nome uno per tutti, Oreste Mattierolo, che ha diretto l'orto botanico e ha presieduto il tempo addietro, quindi molto più illustre di quanto posso fare io, ovviamente rispetto a un'autorità come la sua, comunque ha presieduto l'Accademia di Agricoltura. Ecco, quindi questo legame, l'orto botanico e l'Accademia è vivo, è vitale da sempre, do conto proprio agli studenti, è una realtà che ha in sé una natura sabauda, essendo nata nel 1785 per volere di Vittorio Amedeo III, ha visto in questo legame, ovviamente per quanto riguarda l'ambito agrario, ma in senso generale gli aspetti delle coltivazioni, degli allevamenti, in tanti suoi accademici momenti di approfondimento, di studio e di rilievo, e soprattutto in campo botanico sono numerosi. Abbiamo molti annali che ripercorrono le ricerche, gli approfondimenti nel tempo che danno più conto a studi in campo botanico. Oggi, quindi qui mi fermo e lascio alla professoressa il Consolato Siniscalco per di offrirci questa sua relazione e queste sue riflessioni in un contesto bellissimo. Avremo poi, e questa la ringrazio di cuore, la possibilità anche di poter così fare una visita assieme all'orto botanico, perché ovviamente qui ci sono collezioni, c'è un patrimonio straordinario, c'è davvero quanto è di più utile per poter comprendere e andare a fondo su queste tematiche. Mi sento davvero, penso di trovare in te certamente anche un riscontro di suggerire agli studenti, sono studenti che si occupano del verde, della progettazione del verde, di approfittare, visto che in qualche modo siamo vicini di casa, dalle finestre del Castello del Valentino, dove facciamo lezione, nella quotidianità vediamo questo ben di Dio dell'orto botanico. Vi invito davvero anche nei momenti successivi, in qualche modo, ad approfondire e apprezzare questo patrimonio. Grazie a tutti, allora Grazie. lascio a te il proseguire. Grazie. Grazie Marco. Grazie di questa presentazione così, diciamo, interessante per introdurre questo tema degli orti botanici e dei loro ruoli recenti che si sono aggiunti di volta in volta negli ultimi decenni ai ruoli istituzionali più classici che sono quelli per cui sono stati fondati gli orti botanici. Quindi cercherò di approfondire un po' le tematiche anche più innovative che vengono sviluppate negli orti botanici, senza peraltro tralasciare tutti quelli che sono appunto gli scopi precedenti, che sono gli scopi più tradizionali, diciamo, di un orto botanico. Qui ho voluto mettervi proprio per dare il senso dell'origine e però della
permanenza del tempo degli orti botanici, ho messo due immagini, quella di sinistra è l'orto botanico di Pisa, dove abbiamo avuto l'ultimo convegno della Società Botanica Italiana, adesso a settembre, e l'orto botanico di Padova, che tutti dicono, loro per primi, che è il più antico orto botanico universitario del mondo, del 1545, ma anche Pisa si contende il primato, è stato fondato qualche mese prima, ma poi si è spostato di sede, quindi c'è una diatriba relativa a qual è stato il più antico orto, qual è il più antico orto botanico. Peraltro sono tutte e due estremamente antichi, dello stesso periodo, con anche, diciamo, strutture abbastanza simili. Quindi ho voluto mettere queste due immagini proprio per ricordare che l'Italia è la sede dove si sono sviluppati i primi orti botanici universitari, quindi in cui tutte le funzioni, anche quella della ricerca, sono sempre state sviluppate, non solo la funzione didattica, in particolare all'inizio, come sappiamo, la funzione di didattica per i medici relativamente alle piante medicinali, ma anche sulle altre piante. Perché nel tempo, negli ultimi decenni, si sono invece aggiunti a questi scopi istituzionali fondanti degli orti botanici, quindi di studiare le piante medicinali, le piante coltivate in genere, perché si sono aggiunti tanti altri scopi che vedremo. Proprio perché negli ultimi decenni l'aumento demografico ha generato indubbiamente un forte consumo delle risorse naturalmente alimentari, ma anche idriche, del suolo in generale, e poi col cambiamento climatico di uso del suolo, con le crisi economiche e i conflitti che vediamo purtroppo sempre di più. Diciamo che c'è una forte pressione sul mondo, su tutto, diciamo, il mondo, sia quello che viene normalmente utilizzato dall'uomo, sia anche quello che è un mondo più naturale, a più alta naturalità. In particolare c'è il fenomeno dell'urbanizzazione che non incide così tanto dal punto di vista territoriale, nel senso che sappiamo che le zone cittadine occupano una percentuale molto molto piccola del globo, ma l'urbanizzazione però genera un forte abbandono invece delle campagne, delle colline, delle montagne, con dei fortissimi problemi poi relativi appunto alla gestione territoriale che ben conosciamo. Dall'altra parte invece abbiamo un consumo di suolo di altro tipo, quindi per le infrastrutture, anche una sempre più alta richiesta di terreni dedicati all'agricoltura, in particolare in alcune zone, perché sappiamo che in altre l'agricoltura invece sta perdendo un po' della superficie. Abbiamo ancora un altro fenomeno importantissimo, che è quello del taglio delle foreste, anche qui solo più in alcune zone, non in altre. Noi sappiamo che in Italia la copertura forestale è aumentata fortissimamente negli ultimi decenni e oggi abbiamo una copertura forestale di più di un terzo del territorio italiano. Quindi vedete che abbiamo questi contrasti così forti che ben conosciamo, ma sicuramente quello che vediamo in particolare nelle zone europee è una concentrazione degli impatti. Quindi gli impatti antropici sono sempre più concentrati e faccio l'esempio della pianura padana che tanto amiamo da tanti punti di vista, ma veramente percorrere la pianura padana, poi specialmente dal treno o dall'autostrada, è abbastanza impressionante, no? Poi allontanandosi da questo flusso che la percorre, la situazione migliora, però davvero l'impatto sulla pianura padana è veramente fortissimo ed è molto più forte nelle altre regioni italiane che non in Piemonte, che sappiamo essere la regione in cui l'impatto è ancora abbastanza, diciamo, più ridotto. Tutto questo porta, quindi problemi che ovviamente non affrontiamo oggi, ma porta a una perdita di biodiversità, quindi a una perdita reale di alcune specie che risultano proprio estinte a livello globale, ma poi anche una perdita di biodiversità vegetale a livello nazionale,
a livello regionale, quindi una perdita generale di biodiversità. E questo problema si prospetta sempre più forte nel tempo, quindi preoccupa sempre di più non solo i botanici, ma gli ecologi in generale, ma anche penso gli agronomi e i forestali, un po' tutti coloro che si occupano di territorio e di salvaguardia delle risorse ambientali. Qui ho messo soltanto, ma credo che lo conosciate già, questo grafico che vi fa vedere proprio l'aumento della popolazione del mondo dal 1700 al 2100 come previsione poi dell'ultimo periodo di questo secolo e potete vedere invece in viola il tasso di crescita annuale della popolazione che si riferisce all'asse sinistro. Nel 1968 abbiamo avuto come media globale un tasso di crescita annuale del 2,1% della popolazione. Ad oggi questo tasso è già sceso. Voi sapete che l'Italia ha un valore molto basso di questo tasso di crescita annuale. Questo però non vuol dire che la popolazione non continui a crescere e quindi indubbiamente la pressione è sempre più forte. È sempre più forte in relazione alla necessità innanzitutto di alimentarsi, di alimentare la popolazione, ma anche, diciamo, a tanti usi del suolo che sono diventati sempre più importanti e che vanno a impattare moltissimo su tutte le zone del globo, su quasi tutte le zone del globo. Questa necessità di conservare la biodiversità in generale, quindi è emersa sempre più in maniera pressante negli ultimi decenni, a partire dalla conferenza di Rio ad arrivare fino ai giorni nostri, anche perché, quindi non solo dal punto di vista dell'alimentazione umana e animale, c'è il bisogno di, diciamo, conservare la biodiversità, ma anche per tutti quei servizi ecosistemici di cui oggi sappiamo molto di più di prima. Quindi i servizi ecosistemici nel passato, specialmente tutti quelli che venivano forniti diciamo, dagli habitat naturali e seminaturali, non erano così tanto quantificati come si cerca di fare oggi. Dico si cerca perché sappiamo che quantificare anche economicamente i servizi ecosistemici è una cosa molto molto difficile, ma sapete che esiste anche una legge, e la abbiamo anche in Italia, sul capitale naturale, quindi ogni anno deve essere valutato il cambiamento di capitale naturale relativamente all'anno precedente. E questo genera delle valutazioni importanti sui cambi di uso del territorio, sul consumo del suolo, ad esempio, anche al contrario sulla presenza delle foreste, sulla loro estensione, e quindi abbiamo dati contrastanti che, diciamo, sono molto interessanti da vedere. In ogni modo, noi sappiamo quindi che da una parte abbiamo questo ovviamente fortissimo interesse, poi questo è proprio il consenso giusto per parlarne delle produzioni agricole che vanno a coprire molto del nostro territorio. Ma dall'altra parte valutiamo molto i servizi ecosistemici di foreste, praterie, quindi non solo delle foreste che abbiamo qui il collega Bovio, che naturalmente sono sempre state valutate dalle epoche più antiche per la fornitura di legname, ma anche per tutti quei servizi ecosistemici che invece sono fondamentali. Quindi conservazione della biodiversità come assicurazione nei confronti del futuro. Un'assicurazione sempre da considerare importantissima nei confronti dei cambiamenti. Se diciamo tutta la situazione climatica e di uso del suolo fosse più stabile, probabilmente non avremmo i problemi che abbiamo oggi di poter utilizzare una biodiversità che ad oggi non è così, diciamo, importante in questo momento. Quindi un'assicurazione per il futuro in relazione ai cambiamenti climatici e in relazione ai cambiamenti di uso del suolo. Questi aspetti sono quelli che possono e devono essere comunicati dagli orti botanici. Gli orti botanici sono effettivamente i luoghi più adatti, oltre a tutta la didattica universitaria, nelle scuole, eccetera, ma sono i luoghi più adatti per andare a raggiungere una fetta di popolazione che non è esperta in questi ambiti,
ma che se ne interessa o anche se ne interessa poco, perché negli orti botanici arrivano molto spesso anche persone che vengono negli orti botanici per vederne la bellezza. Quante volte io il sabato e la domenica vengo spesso, abbiamo qui Valeria Fossa che diciamo guida tutte le visite nell'orto botanico, entro e sento sempre la stessa frase e mi stupisce e quasi mi commuove da una parte. Entrano e dicono: ma questo è un paradiso. Questa frase mi colpisce sempre perché poi noi sappiamo che Paradeios erano gli antichi giardini che erano, quindi l'usare questo termine, questo è un paradiso, ha un significato particolare. Non vi dico l'anno scorso con l'aridità, la siccità che avevamo, qui cercavamo di bagnare il meno possibile, ma abbiamo dei pozzi, quindi insomma la situazione era possibile da gestire. Abbiamo bagnato per la prima volta il boschetto qua dietro con dei pozzi piezometrici che sono stati fatti dai geologi per scopi didattici, ma ci sono serviti. Non ricordavamo di aver bagnato gli alberi nell'orto botanico, ma i faggi avevano bisogno di essere bagnati. Quindi in questa situazione effettivamente noi possiamo andare a raggiungere anche queste persone che amano la bellezza, amano le piante, ma in maniera molto generica. Quindi gli orti botanici sono chiamati effettivamente a far capire un po' a una popolazione la più ampia possibile, dai bambini piccolissimi fino alle persone molto avanti negli anni, che il nostro futuro è vegetale. Ho preso questo titolo dai Kew Gardens, e Kew Gardens, se voi andate nella pagina iniziale, scrivono Our future is botanic. Loro usano proprio questo termine, è botanico. A me in italiano non sembrava bello, quindi il nostro futuro è vegetale. Noi sappiamo che la vita dipende dalle piante. Senza le piante, la vita della stragrande maggioranza degli organismi non sarebbe possibile. Quindi, se la diversità vegetale andasse a ridursi progressivamente, venisse erosa progressivamente, diciamo che la biodiversità globale si ridurrebbe e avremmo queste estinzioni locali o anche totali dal globo delle specie e una forte riduzione degli habitat e dei servizi ecosistemici che vengono fuori. Quindi gli orti botanici sono chiamati oggi a tanti scopi che sono, diciamo, aggiuntivi rispetto a quelli iniziali e vengono normalmente riuniti in tre gruppi che, diciamo, qui ho solo elencato, ma servono più che altro dal punto di vista dell'organizzazione dei pensieri sugli orti botanici, quindi la ricerca scientifica, che sappiamo che da sempre c'è stata negli orti. La conservazione delle specie, che è diventata sempre di più importante anche come conservazione ex situ, ne parliamo poi dopo, quindi le banche del germoplasma, quindi coltivazione di piante vive o conservazione insomma sotto varie forme, e poi la didattica e la comunicazione e il ruolo sociale per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Gli orti botanici all'inizio sicuramente sono stati un luogo di incontro appunto di medici, di agronomi, di tutte le persone che si occupavano di piante in maniera più o meno professionale, però nei primi tempi non hanno accolto, diciamo, delle persone che ci venivano solo per vedere la bellezza. Poi negli ultimi decenni, già a partire sicuramente dal secolo scorso, da metà del secolo scorso, c'è stato questo ampliamento degli scopi che però oggi ci porta a investire molto nella comunicazione e negli ultimi anni anche nel ruolo sociale. Ruolo sociale, guardate, è una cosa ancora più complessa, quindi accogliere non solo persone con difficoltà, che possono avere difficoltà anche sensoriali, quindi bisogna prepararsi a proporre i contenuti anche a queste persone, persone che magari vengono da lontano e quindi non trovano nelle nostre città le piante che li hanno accompagnati fin da piccoli, entrano nel nostro orto botanico in cui ormai abbiamo anche tante piante tropicali, abbiamo dalla papaya all'avocado, ormai vivono fuori se non 3 o 4 mesi all'anno, quindi vivono molto bene anche fuori,
arrivano da noi e quasi si commuovono a vedere queste piante, perché le hanno sempre viste a casa loro, no? Quindi dopo l'emigrazione ritrovano negli orti botanici queste piante e guardate che è interessante andare nei vari luoghi, negozi in cui vengono vendute le sementi e ormai mi dicono sempre di più che tengono le sementi di piante africane, di piante asiatiche, perché tante di queste persone vanno e chiedono queste specie. Quindi, per tornare quindi al discorso generale, secondo il Botanical Garden Conservation International, a cui siamo iscritti ormai da diversi anni, che raggruppa un po' tutti gli orti botanici europei, ma anche del mondo in generale, c'è questa definizione di giardini botanici come istituzioni che conservano collezioni di piante vive, con gli scopi della ricerca, della conservazione, della diffusione della conoscenza e della educazione ambientale, quindi non solo sulle singole specie, ma più in generale proprio sugli ecosistemi che sono presenti, naturali e seminaturali. E qui cito come, diciamo, importanza della storia degli orti botanici, proprio la ricerca e tutto il lavoro che viene fatto normalmente negli orti botanici per capire come un orto si è evoluto nel tempo, quindi perché ad esempio da noi abbiamo questa differenza tra la parte davanti, il cosiddetto giardino, che è del 1729 come inizio, e poi invece la parte dietro, che è dell'inizio dell'Ottocento, la parte dell'arboreto che diciamo, si presenta, si vuole presentare come un giardino all'inglese, quindi si contrappone al giardino molto ordinato, sistematico della parte davanti. Quindi capire la storia di un orto botanico vuol dire capirne le ragioni profonde e questa è una cosa molto importante anche per capire come proseguire in futuro. Il libro di Rosanna Caramiello che avevo inserito qui in questa slide del 2012 sulla storia dell'orto botanico dalla fondazione ai giorni nostri è dal punto dal 1729 e noi quindi l'orto botanico compirà 300 anni nel 2029. Non è uno degli orti botanici più antichi d'Italia, abbiamo detto, ma veramente ha un patrimonio vegetale estremamente interessante. Ad oggi siamo intorno a 2300 specie nelle serre e in tutti gli altri luoghi e abbiamo in particolare questa storia così importante che ci spiega tante cose anche di relazioni con la società agraria prima e poi l'Accademia d'Agricoltura dopo. È stato Vittorio Amedeo II a volere questo orto botanico, quindi a donare il terreno non soltanto per le piante medicinali, non soltanto per mostrare le piante medicinali. Ovvio che quello è sempre uno scopo fondamentale, che il medico non dia la pianta sbagliata alla persona sbagliata, ma anche di mostrare le piante cosiddette industriali, quindi cereali, quindi piante tessili, i fruttiferi in generale, quindi diciamo molte piante che venivano già mostrate dall'inizio, lo vediamo dai nostri cataloghi dell'orto botanico, che venivano già mostrate alle persone che venivano a visitare l'orto botanico e agli studenti. Questo è un punto importante, quindi già gli aspetti di importanza degli usi delle piante dall'epoca, diciamo, più antica. Ma contemporaneamente a questo studio delle piante utili c'è tutto il discorso delle piante spontanee. Quindi proprio a partire dal 1729 lo studio delle piante distribuite naturalmente nel nostro territorio, in particolare nelle Alpi. È chiaro che le Alpi sono sempre state, diciamo, un luogo di particolare interesse, in particolare da quel periodo, quindi dal Settecento in poi, particolare interesse per le condizioni estreme, ma anche per aspetti agricoli, pastorali, forestali. Particolarmente interessante dal punto di vista geologico, dal punto di vista climatico, insomma, tutti gli studi dal Settecento in poi si sono rivolti in gran parte allo sviluppo e alla variazione dei fattori ambientali lungo il gradiente altitudinale, quindi dal De Saussure, ma anche un po' prima, fino ad arrivare ai giorni nostri. E l'Allioni, di cui vedete lì, e lo vedete anche fuori, conoscete già il busto di Carlo Ludovico Allioni.
è proprio lì a presentare i primi studi settecenteschi sulla flora pedemontana che poi pubblicò nel 1785. Quindi il lavoro sul territorio delle specie spontanee e anche la coltivazione di alcune di queste specie nell'orto botanico si integra, si accompagna in qualche modo alla parte invece più delle piante utili. Quindi vedete che già abbiamo questi due aspetti che si fondono l'uno rispetto all'altro. E questo è testimoniato molto ampiamente dai cataloghi delle piante del nostro orto botanico, ma anche dall'iconografia taurinensis, questa collezione fantastica di disegni delle piante che entravano nell'orto botanico. Quindi qui c'è sempre stato un disegnatore botanico, che aveva la capacità ogni volta che gli veniva data una pianta di disegnarla e abbiamo questa straordinaria raccolta di piante dell'orto che sono state disegnate con una maestria eccezionale, quasi sempre nel tempo, dall'inizio dai primi decenni del Settecento fino al 1868. E vedete che ci sono sia piante coltivate, sia piante come la Dria sottopetala che vedete là, quindi le piante presenti diciamo, nella flora spontanea. E quello che vi dicevo, quindi, questo legame così forte col mondo agricolo, proprio dall'inizio e con l'Accademia d'Agricoltura, la Società Agraria dal 1785, e poi l'Accademia d'Agricoltura. Io voglio citare soltanto i rapporti anche prima, diciamo, di questo periodo, quando c'era l'orto sperimentale della Crocetta e c'era già un collegamento molto stretto tra l'orto botanico e questo orto sperimentale. Alla fine, già alla fine del Settecento, questi rapporti si integrano, si rafforzano, diciamo, perché c'era una forte amicizia tra il Balbis, che era un botanico allievo dell'Aglioni, che ha collaborato con l'Aglioni, e Matteo Bonafus. Quindi c'è stato questo legame così forte, che era direttore dell'orto della Crocetta tra il 1823 e il 1851. E poi ancora un'amicizia con i successivi direttori dell'orto, Giacinto Moris, innanzitutto, che ha poi lavorato sulla flora sardo, quindi sulla flora della Sardegna, Giovanni Battista Del Ponte, che è andato poi a lavorare nell'Ottocento. Del Ponte proprio è stato un personaggio molto importante, uno scienziato importante, che ha stretto ancora di più i legami con l'Accademia d'Agricoltura. Era uno specialista di leguminose e è diventato anche direttore dell'Orto della Crocetta e aveva appunto studiato queste piante in tutti i loro usi dal punto di vista anche agronomico. E poi cito soltanto l'Arcangeli, Gibelli, naturalmente, per arrivare poi al Mattirolo. Mattirolo, personaggio, diciamo, dalle molteplici capacità e anche dai molteplici interessi. Il Mattirolo è presidente dell'Accademia d'Agricoltura dal 1904 al 1940, che mi sembra veramente un periodo lunghissimo. Periodo in cui lui ha fatto anche tantissime altre cose, è stato senatore del regno, è stato, insomma, diciamo, ha avuto tantissimi ruoli differenti nell'Università di Torino e ha avuto molti ambiti di ricerca che ha sviluppato. Innanzitutto quello relativo ai funghi ipogei. È andato in Germania dove ha approfondito lo studio dei funghi ipogei, ha pubblicato numerosi lavori su questo ambito. E ha quindi dato l'avvio proprio qui in questa sede allo sviluppo di questo settore della ricerca che ancora oggi qui da noi è vivissimo e che ha raggiunto delle vette, diciamo, di eccellenza a livello mondiale, proprio sulla micorrizzazione anche, sui rapporti e le simbiosi tra le piante e i funghi, quindi ogni sorta di simbiosi tra le piante e i funghi. Il Mattirolo ha dato l'avvio a questo gruppo di lavori e anche fatto conoscere molto l'Orto Botanico di Torino in sede italiana e all'estero. Una cosa anche importantissima, tutta la sua conduzione dell'Accademia d'Agricoltura in questi anni è stata così importante, ha portato alla fondazione della Facoltà di Agraria nel 1936. Quindi questa è stata forse la cosa che viene più
ricordata più spesso, però voglio ricordare ancora un aspetto relativo al lavoro di Matterolo che mi ha molto colpito. Quando parliamo di conservazione della natura e di consapevolezza della necessità di conservazione della biodiversità, dobbiamo ricordare che Matterolo è stato uno dei primi, diciamo, dei primi scienziati che hanno parlato di conservazione della natura in Italia e in particolare a Torino ha svolto un grande lavoro anche con il Parco Nazionale del Gran Paradiso, che si è poi, diciamo, è stato fondato poi, mi pare proprio nel 1929. Quindi sono incerta tra il 22 e il 29, scusate che non l'ho presente con precisione. Matterolo lavora molto col Parco Gran Paradiso perché crede moltissimo nella necessità di conservazione della natura. È vero che siamo forse avvantaggiati nel nostro territorio vicino alle Alpi sulle queste necessità di conservare le specie rare, le specie endemiche presenti nei nostri territori, però indubbiamente è stato un antesignano nello sviluppo poi di tutto quel filone sulla conservazione della natura che ha avuto poi molto più piede negli anni successivi. E allora arriviamo proprio a toccare questi tre aspetti che ho citato prima: la ricerca negli orti botanici per la conservazione delle piante, studio sulla loro distribuzione, sui loro usi, sulla loro coltivazione e sul riconoscimento, naturalmente. Voglio far presente questo libro, che è un bellissimo libro, l'abbiamo anche qui in biblioteca, che è stato coordinato da Tiziana Uglian, è una nostra collaboratrice che lavora, un'italiana che lavora da molti anni ai Kew Gardens, ha fatto la visiting professor da noi e ha fatto questo libro Wild Plants for a Sustainable Future, in cui ha lavorato con moltissimi paesi del mondo, dal Sud America all'Asia all'Africa, per fare tutte insieme alle persone presenti in questi paesi delle schede, più di 200 schede di piante di interesse, diciamo per il loro uso, interesse agrario, ma anche di interesse, se volete, per l'uso delle fibre, per, non solo per l'alimentazione, per le fibre, per la medicina, in tanti ambiti diversi. Alcune di queste specie sono poco conosciute oggi per il loro uso e sono delle specie multiuso. Il più delle volte sono specie multiuso, quindi specie di cui, ad esempio, si usano i frutti, ma si usano anche le fibre. Molte sono specie arboree, ma ci sono anche cereali che noi, io personalmente, non avevo mai sentito nominare. Sono delle specie di cui bisognerebbe. Su cui bisognerebbe lavorare per avere un miglioramento genetico, per avere in vista anche di un cambiamento climatico che si prospetta importante. Quindi sicuramente gli orti botanici possono dare un contributo nell'andare a vedere i paesi anche lontani da noi per capire quali sono le specie che vengono utilizzate al momento, che tipo di distribuzione hanno, che tipo di usi possono avere e via di seguito. Questo è ovvio che è un lavoro che qui abbiamo sempre fatto, principalmente sulle specie rare, quindi vedete la Fritillarium rugei, vedete la Saxifraga florulenta, vedete la Digitalis lutea, ma anche su specie invece di interesse più agrario, anche se in misura minore, dal lino alla papaya, eccetera. Noi ci teniamo molto però a mostrarle queste piante, perché indubbiamente questo interessa moltissimo le persone. Quello che facciamo invece, come tutti gli orti botanici, è proprio la ricerca su anche non solo la morfologia, la distribuzione, ma anche le caratteristiche riproduttive, ad esempio, di molte specie rare. Qui abbiamo fatto, solo come esempio, insieme a Elena Barni e tante altre persone, anche qui in Piemonte, abbiamo collaborato su questa specie con molte persone, Isoetes malinverniana, una isoetacea, quindi una criptogama molto, diciamo, a rischio, fortissimo rischio di estinzione, è una specie criticamente minacciata e sono stati fatti tanti studi sulla sua moltiplicazione per spore, vive nei canali di risaia, diciamo nei canali di, diciamo, dei consorzi ricchi che portano
l'acqua alle risaie. E quindi è una specie su cui si è molto lavorato, è una cosiddetta specie ombrello. Si parla sempre di specie zoologiche, no? Ad ombrello, dal panda a tutte queste specie. Questa è una specie ombrello nell'ambito vegetale, perché conservando Isoetes malinverniana si conservano anche tante altre specie presenti nei canali di irrigazione, e sicuramente è un ambiente in cui c'è molto impatto naturalmente, e quindi almeno alcuni tratti varrebbe la pena trattarli con attenzione proprio per la conservazione di questa specie, che ormai è presente al mondo in una dozzina di siti e basta, e sono tutti ormai siti piemontesi. Invece nel passato era presente anche in Lomellina, quindi era un areale di distribuzione tra Piemonte e Lombardia, ma il Lomellino ormai non è più presente se non sporadicamente, in maniera discontinua in alcune zone. Un lavoro anche che possono fare gli ortobotanici lavorando su queste specie rare è di segnalarle alla International Union for the Conservation of Nature, la IUCN, che è un ente, diciamo, che può diffondere queste schede di valorizzazione di queste specie per far conoscere la loro rarità, la loro importanza, e stimolare gli stati a, diciamo, o l'Europa a mettere queste specie, come in questo caso, nella direttiva Habitat, ma poi gli stati a salvaguardare. Quindi tutto questo lavoro viene fatto negli orti botanici di tutto il mondo in maniera, direi, molto molto impegnativa. C'è anche il discorso delle specie esotiche invasive. Qui da noi abbiamo diverse persone che lavorano su questo, anche nell'ambito di un gruppo di lavoro regionale sulle specie esotiche invasive, in cui ci sono persone del DISAFA, persone di IPLA, persone insomma di tanti enti diversi, che possono apportare le loro competenze per cercare di ridurre l'impatto di queste specie esotiche così negative, con impatti negativi sulla nostra biodiversità. Per completare un po' questo discorso sulla conoscenza delle piante utili, già a partire dal 2015, in collaborazione con Expo, con l'Expo che abbiamo avuto in quell'anno, abbiamo dato l'avvio a una collezione di piante utili all'uomo, partita con le 100 piante utili all'uomo. Ormai sempre di più sono queste specie che sono applicate in tanti ambiti diversi. E ci hanno lavorato tante persone, Rosanna Caramiello per prima, facendo delle schede che sono presenti poi nell'orto qui da noi, quando la specie è presente. Ad esempio, il lino cerchiamo di coltivarlo tutti gli anni facendo un'aiuola apposita, che è molto defetto, magari per poco tempo, però le persone si interessano molto a questa specie naturalmente. Ma abbiamo poi aglio, erba cipollina con tutte le specie differenti, abbiamo malve malvone, abbiamo le mente, che sono state sempre molto coltivate da noi quando avevamo ancora il professor Sacco, che le aveva portate, no, proprio in relazione a tutti gli usi piemontesi molto diffusi delle specie del genere menta. Quindi questo aspetto resta fondante negli orti botanici, ma oggi abbiamo questo ruolo, diciamo, nuovo di diffondere la necessità, come si diceva, di conservazione della biodiversità. Non è facile per niente, cioè spiegare a delle persone che non sono esperte perché è necessario conservare delle specie è difficilissimo. Ad esempio, su Isoetes malinverniana ne abbiamo delle coltivazioni da spore che siamo riusciti a ottenere, e questo, quando le abbiamo presenti, è un'occasione per far vedere alle persone questa specie, cercare di spiegare il perché è utile conservarla, cosa vuol dire specie ombrello e le difficoltà di moltiplicazione, eccetera. Spiegare anche perché gli habitat devono essere conservati è difficilissimo, perché sulle foreste tutti sanno che le foreste vanno conservate, ma ad esempio la conservazione delle torbiere, delle zone umide, è molto difficile da trasmettere. Sicuramente vi ho messo questa immagine degli erbari, la presenza degli erbari. Noi abbiamo uno splendido erbario di moltissime specie, di tutte le specie della nostra flora, ma anche di specie di tutto il mondo, e gli erbari sono, diciamo, danno una grossa mano in questo senso,
Abbiamo avuto una mostra recentemente su tutto quello che può essere ricavato dai campioni d'erbario. Ad esempio, capire che i campioni di Zoetes malinverniana dell'Ottocento erano delle piante almeno di 60-70 cm di lunghezza, e ne abbiamo gli esemplari. Oggi le piante più grandi che troviamo nei canali di Zoetes malinverniana sono intorno ai 20-25 cm di lunghezza. Quindi questo fa capire la frequenza del disturbo, la difficoltà di sviluppo di queste piante. Quindi l'erbario può servire proprio come strumento di lettura dei cambiamenti del territorio. La fioritura delle specie in quota, su tante specie abbiamo tanti campioni, su una specie possiamo avere tanti campioni, le date di fioritura col campione fiorito ci dicono molto sulla fenologia e sul cambiamento climatico, ma ci sono moltissimi esempi che si possono fare. Quindi gli erbari possono servire a spiegare alcune di questi cambiamenti e mettere in evidenza la necessità di conservazione. Ci sono altri giardini, altri orti botanici in cui forse è più facile evidenziare la necessità di conservazione di certi habitat, ad esempio i giardini alpini, il giardino Chamusi al Piccolo San Bernardo, che ha delle ampie zone umide, ad esempio, che non sono, diciamo, sono state conservate o sono state ampliate, magari è stata aggiunta qualche specie, però sono delle zone tutte con specie native delle nostre regioni, e abbiamo delle zone di prateria, abbiamo delle zone di megaforbieto, quindi ci sono diversi habitat rappresentati. E lì è più facile dire perché è importante far vedere l'habitat e perché è importante conservarlo. Immaginate lì, con tutta la prateria alpina che c'è intorno, è facile capire che cosa vuol dire biodiversità della prateria alpina, perché in questo caso naturalmente non è che si faccia nulla per la conservazione specificatamente, ma in altri casi, ad esempio sulle zone umide, è giusto farlo. Anche Saussurea, che è proprio sul Monte Bianco, può essere utile per far vedere la necessità di conservazione, ad esempio, di ambienti di altissima quota per i glaciali, di ambienti morenici, quindi anche questo è sicuramente più facile che non in città. Ruoli di, diciamo, far conoscere la scienza non solo alle persone esperte, ma anche ai non esperti. Cito soltanto questo esempio dei Kew Gardens. Di nuovo, se andate sul sito Kew Gardens troverete delle pubblicazioni interessantissime, si possono comprare, sono dei libri, ma si possono scaricare in PDF, e io le distribuisco sempre agli studenti. Ad esempio, questo stato delle piante, dei funghi del mondo, allora hanno dei gruppi di un centinaio di persone, un centinaio di comunicatori, che però sono dei laureati o in scienze naturali o in agrarie, in scienze forestali, comunque persone dell'ambito, che prendono degli articoli scientifici e li trasformano in testi facili da capire, quindi in testi che tutti possono leggere, mettono delle immagini, li rendono molto attrattivi, molto piacevoli, e quindi per gli studenti sono fondamentali, ma per tutti, diciamo dall'età dell'università in poi, possono essere utilizzati perché sono, diciamo, rivolti ad un pubblico, però un pubblico ampissimo, cioè può esserci qualsiasi preparazione, qualsiasi competenza, e possono essere letti. Sappiate che proprio 11-13 ottobre c'è stato questo convegno di nuovo sullo stato di conservazione di piante e funghi nel mondo. Sapete che ovviamente i Kew Gardens hanno questa lunghissima tradizione anche di flora coloniale, quindi conoscono le flore di tanti continenti e quindi vanno ad analizzare la situazione della conservazione della biodiversità non solo in Europa, ma in tanti altri posti del mondo. E quindi poi pubblicano questi libri, che sono libretti, diciamo, che sono sicuramente di grande impatto. Inoltre, un po' in tutti gli orti botanici, proprio ancora sulla conservazione, abbiamo, come dicevo, l'erbario, ma negli ultimi anni sono state costituite le banche dei semi. E qui ho messo questa fotografia della Millennium Seed Bank, che è una banca dei semi che contiene ormai sempre più migliaia e migliaia di campioni di semi che vengono tenuti con la crioconservazione, vengono conservati, e effettivamente si pensa che possano essere utili nel caso
di grandi cambiamenti climatici proprio per la conservazione ex situ delle specie, quindi non solo in situ, che è sempre ovviamente la migliore conservazione che possiamo fare, ma quando una specie come Isoetes malinverniana, ci sono 12 siti ormai nel mondo in cui è presente e sono canali di risaia in cui è facile che ci sia ovviamente un impatto, pur dicendo magari abbiamo tanto parlato con i consorzi irrigui, quei pezzi in cui la specie è presente, magari non andateci proprio con la ruspa, no? Quindi, però, a fronte di progetti LIFE, a fronte di progetti di piani di sviluppo rurale, eccetera. Quindi ci deve essere una, diciamo, una compensazione, no? Rispetto alla richiesta di una conservazione di biodiversità, una compensazione anche di tipo economico, sicuramente. Però la conservazione ex situ è proprio l'ultima spiaggia, quindi veramente quando andiamo a conservare ex situ vuol dire che le condizioni ambientali sono peggiorate talmente tanto che la specie è ormai a forte rischio di estinzione. È vero che questa banca dei semi e anche le banche italiane, ce ne sono, c'è una rete delle banche italiane che si chiama Ribes. Anche queste per ora sono state utilizzate principalmente a scopo di ricerca, quindi meno per soccorrere delle popolazioni in crisi, ma proprio più dal punto di vista della ricerca, riproduzione, difficoltà di germinazione dei semi, condizioni di germinazione dei semi, quindi tutto questo ambito che indubbiamente è molto importante. Ancora un ultimo punto proprio sulla didattica, comunicazione e ruolo sociale. Si possono fare tante cose negli orti botanici, appunto dai bambini più piccoli alle persone di più elevata età. Produzione del miele, ad esempio, attira moltissimo le persone. Biodiversità non solo delle piante, ma biodiversità entomologica collegata alla biodiversità vegetale. Si possono fare corsi sulle piante, sul riconoscimento degli alberi. Valeria forse ne ha fatti tanti. Si possono fare corsi, anzi ci vengono molto richiesti corsi di tecniche di coltivazione di alcuni gruppi di specie, ad esempio potatura delle rose, oppure noi abbiamo 30 volontari, diciamo pochi sono giovanissimi, alcuni sì, che sono magari interessati a piante carnivore, interessati a orchidacee, cioè gruppi, diciamo, di piante un po' particolari. Se no, abbiamo tante persone in pensione da poco che hanno veramente molta energia da impegnare e vengono molto volentieri da noi, magari 2 mattine alla settimana, in maniera molto costante e sono per noi indispensabili. Sappiate che i Kew Gardens hanno ad oggi 900 volontari. Bisogna avere una macchina da guerra per gestirli perché è veramente sempre difficile organizzare. Noi abbiamo una buona macchina da guerra di 30 persone che vengono gestite in maniera molto piramidale, molto al loro interno, molto efficace, ma chiedono dei corsi, chiedono della formazione. Quindi su quello dobbiamo ancora veramente attivarci. Ad oggi i nostri visitatori sono circa 20.000 all'anno, compresi i ragazzi delle scuole. Abbiamo questi 30 volontari, abbiamo l'Associazione Amici dell'Orto Botanico, che era già stata fondata da Rosanna Caramiello in precedenza e che continua la sua attività. Possiamo fare molte attività per richiamare persone, ad esempio le cacce al tesoro, il riconoscimento degli alberi, si possono fare veramente tantissime, tantissime cose. Per finire, quindi, perché tutte queste missioni degli orti botanici, perché ne sono state aggiunte così tante nel tempo? Innanzitutto perché gli zoo non ci sono più, e forse è un bene che non ci siano. Ricordo di aver visto degli zoo veramente abbastanza impressionanti anche a Parigi, anche con questi, diciamo, gli oranghi che erano chiusi nelle gabbie, mi aveva fatto un'impressione enorme. Gli orti botanici non ci danno questa impressione. Le piante pensiamo che non abbiano, diciamo, una sensibilità particolare. Qualcuno hanno molte sensibilità, qualcuno invece in Italia, anche all'estero, ritiene che abbiano un'intelligenza, che abbiano una sensibilità anche sensoriale, proprio di tatto, e può darsi di sì, di udito, e questo è più difficile, ma forse sì. Ci sono tante cose che ancora non conosciamo. Indubbiamente ci sembra che le nostre piante all'orto botanico stiano bene, che
che non abbiano particolari problemi, e quindi gli orti botanici vengono visti come dei luoghi di, diciamo, di vita delle piante in cui possiamo osservarle, possiamo studiarle, non solo, ma sono anche dei luoghi, di benessere, no? Di benessere di tutti gli organismi che vivono qua. Non solo piante, ma anche funghi, sicuramente, anche insetti. Quindi si cerca di adottare tutte le tecniche più adeguate, ove possibile, per, diciamo, controllare, ad esempio, degli attacchi fungini, entomologici, eccetera. Quindi diciamo che gli orti botanici sono luoghi di bellezza, oltre che di ricerca, sono luoghi di armonia, quindi tutti questi aspetti risultano importanti nella loro accettazione e nella richiesta che le persone ne fanno. Ma l'altro punto fondamentale è che le piante sono davvero il futuro anche dell'umanità, oltre che del globo, ben lo sappiamo, costituiscono il 97,3% della biomassa globale. Quindi, diciamo che solo il 2,7% sono animali, e lì siamo compresi anche noi, con una percentuale sotto l'unità di biomassa. Quindi l'impatto è forte, ma la biomassa nostra è relativamente bassa. Quindi la vita di tutti gli altri organismi dipende dalle piante, per cui è giusto conservarle, è giusto, ho utilizzato proprio questo termine, eticamente è giusto, e negli orti botanici si propongono anche tanti temi relativi alla sostenibilità, all'eticità e via di seguito, temi che vengono, che attirano moltissime persone, sempre più persone, non solo di età molto giovane, ma anche di età più avanzata. Quindi su questo davvero è tutto un ambito in cui c'è un'attenzione estremamente viva. Faccio presente, ad esempio, l'Orto Botanico di Bergamo, se a qualcuno viene in mente di andare. Hanno avuto in uso la Valle di Astino, è una zona bellissima, subito alle porte di Bergamo, hanno un terreno enorme, si è conservata questa zona agricola ampia con degli orti perché era un convento, quindi la curia aveva tenuto questo luogo che non è stato edificato, è molto grande, è tutta una valle, e lì l'hanno chiamata Valle della Biodiversità, fanno tantissimo sulla biodiversità orticola specialmente. Hanno tantissimi volontari e poi fanno utilizzi di queste piante, alimentazione, insomma, tantissimi temi che attirano molto le persone. E c'è un ultimo tema importante, un servizio ecosistemico che negli ultimi anni è stato forse perfino sopravvalutato. Vi dico che tanti orti botanici hanno investito tantissimo sul tema dell'assorbimento della CO2, quindi servizi ecosistemici. E questo è sicuramente un tema molto importante. Non può essere l'unico, perché bisogna conservare la biodiversità in quanto tale, ma sicuramente il tema della CO2 ha attirato tantissimo per via del riscaldamento, diciamo, del cambiamento climatico, e quindi l'evidenziare anche questo aspetto dell'accumulo della CO2 sotto forma di cellulosa, lignina, eccetera, eccetera, attira moltissime persone, e tanti investimenti sono stati fatti negli orti botanici per spiegare al meglio come le piante intervengono negli equilibri biogeochimici, cosa anche questa non facile da spiegare. Gli orti hanno necessità economiche? Sì, indubbiamente, ma possono avere tanti visitatori, quindi gli orti si possono autosostenere. L'Orto Botanico di Padova negli ultimi anni ha avuto 250.000 visitatori agli orti. Immaginatevi cosa vuol dire, no? Anche dal punto di vista delle risorse poi che ne arrivano. Per cui è importante questo aspetto economico, ma sappiate che è molto importante l'aspetto ovviamente delle competenze. Quindi bisogna che negli orti ci lavorino persone che conoscono le piante, che ne conoscono le esigenze ecologiche, le esigenze anche di coltivazione, che conoscono gli usi, che però, diciamo, sappiano anche diffondere queste idee, queste cose, quindi che si occupino anche di comunicazione o avere dei gruppi che si occupano di comunicazione. Negli orti di queste dimensioni come il nostro, non i Kew Gardens che sono 120 ettari, quindi possono fare i matrimoni che vogliono, non si vedono neanche, sono tutti in un angolo e probabilmente gli rendono moltissimo. Da noi sicuramente no, c'è gli orti botanici, ne abbiamo parlato tanto in società botanica, c'è il gruppo Orti Botanici, sono 32 gli orti botanici universitari italiani. Ne abbiamo parlato tanto, no a ciò che non è scientifico, a ciò che non è culturale, a ciò che non è sociale.
Cioè noi dobbiamo mantenere la rotta molto precisa, non possiamo disperderci in mille rivoli perché le risorse sono quelle che sono, mentre invece sapete che gli orti botanici asiatici, ad esempio, ma anche quelli nordamericani, hanno una parte botanica, strettamente botanica, mi riferisco ad esempio a Singapore, andatelo a vedere, io non sono mai andata, ma deve essere un orto meraviglioso nella parte scientifica e poi c'è di tutto di più. Cioè, vi immaginate luci, suoni, colori, alberi in metallo, lumi che si illuminano di notte, cioè tutte le cose più strane che potete immaginare. Nei nostri orti botanici italiani, se non appunto europei, quelli piccoli, non possiamo fare queste cose, neanche volendo, se volessimo, non potremmo farle. Quindi manteniamo la nostra rotta, anche se indubbiamente possiamo aprirci sempre di più ad una frequentazione, diciamo, la più ampia possibile da parte di tutta la popolazione, dai piccoli ai grandi. Abbiamo bisogno di competenze esterne nel futuro per la comunicazione, principalmente l'organizzazione di eventi, sempre appunto di tipo scientifico e culturale. Tante competenze vengono, appunto, sono necessarie negli orti. Immaginatevi le competenze sugli alberi monumentali, non ne abbiamo proprio di monumentali in senso stretto, ma sugli alberi che hanno quasi 300 anni, 200 e tanti anni, c'è veramente bisogno della competenza specifica. Abbiamo dei tree climber bravissimi, che hanno anche una scuola di formazione, che arrivano, si arrampicano a 20-25 metri, una professionalità eccezionale. Abbiamo i bambini che quando li vedono sono proprio presi da entusiasmo nel vedere queste persone così capaci. Quindi abbiamo bisogno di tante competenze, non sono facili, ma sicuramente c'è tanto posto per i giovani per lavorarci. Le priorità scientifiche, sicuramente sulla determinazione delle piante, archiviazione, carte di natura, protocollo di Nagoya, anche qui si aprirebbe tutta una sugli agreement da fare tra stati per poter utilizzare le piante. Quando prendiamo dei semi da altri orti botanici, dobbiamo firmare che non diamo i semi di quelle piante ad altre persone che magari li possono utilizzare per scopi commerciali, non so, farmaceutici, eccetera, eccetera. E quindi comunicare tutte le cose di cui abbiamo parlato è sicuramente importante. Un ultimo aspetto sull'arte, e qui finisco. In tanti orti botanici si considera il fatto che la scienza, comunicare la scienza, ma più che altro studiare la scienza e la matematica, diciamo, vengono paragonati, questo studio viene paragonato a qualche cosa che a poco sviluppa la nostra mente, come se fosse pelare un arancio, no? Questa è la similitudine che si fa. Invece l'arte viene considerata come rompere una noce, nel senso che uno sente l'arte e si apre un mondo. Questo è vero, quindi l'arte negli orti botanici può servire per avvicinare, per diciamo, aprire dei mondi nuovi alle persone, indubbiamente non è il nostro scopo fondamentale, diciamo, il nostro obiettivo fondamentale. Tanto può fare la fotografia, abbiamo fatto delle belle mostre fotografiche, anche questo ad esempio di Simone Sbaraglia, un bravissimo fotografo che ha vinto il Wild Photographer of the Year, che viene sempre fatto al Forte di Bard. Questo premio viene poi, diciamo, esplicitato e fatto vedere con delle mostre al Forte di Bard. È un fotografo di natura più di animali, però aveva avuto molto successo la sua mostra. Acquerelli, disegni, un po' di tutto possiamo fare di questo tipo e queste cose vengono sempre fatte negli orti botanici. Orto Botanico di Roma, ad esempio, fa tantissime cose in questo senso. La rete degli orti botanici è importantissima, anche a livello regionale ne abbiamo istituita una, con l'aiuto della Compagnia di San Paolo. Quindi c'è una rete, però bisogna farla funzionare, anche quello non è assolutamente facile. La cosa che dobbiamo sempre tenere presente è che gli orti botanici sono luoghi di incontro, quindi luoghi di incontro di competenze, di scienza principalmente, ma di bellezza, di arte, di tante cose, quindi dobbiamo sviluppare sempre di più questo aspetto. E questa è l'ultimissima slide, allora compieremo i 300 anni nel 2000. E 29 e l'orto, diciamo, il dipartimento, quindi i nostri laboratori e le nostre aule, insomma, in parte, si sposteranno a Grugliasco. Quindi noi nel 25 ci sposteremo, se tutto va bene, ci sposteremo a Grugliasco, non certo come orto botanico,
ma come tutto il resto, l'orto botanico non si può spostare. L'orto botanico di Padova è rimasto ovviamente dov'è, quello di Roma, tutti gli orti botanici restano dove sono. E quindi c'è più spazio per dare sviluppo a tutti questi pensieri, ci vanno risorse economiche, speriamo tanto di continuare ad avere, diciamo, le fondazioni che ci aiutano, l'università ha già detto che impegnerà delle risorse, si farà. Siamo già andati a vedere Pisa, Padova, Roma, cosa è successo degli edifici interni. Quindi lasceremo ovviamente le aule, ma faremo di più sulla comunicazione. Quindi qualcosa di multimediale, ad esempio a Padova, sui semi, ci sono tantissime cose, ad esempio sui semi, germinazione, trasporto, un po' per tutte le età. Sono delle cose molto interessanti. Bisogna ristrutturare un po' ovviamente l'edificio. Resteranno in questo edificio l'erbario. Sempre l'erbario resta legato all'orto botanico, tutta la parte, diciamo, di biblioteca storica che resterà qui, quindi il primo piano resterà più o meno come adesso, magari migliorato, rinnovato, ma così. Invece il pian terreno potrebbe essere veramente ristrutturato. Abbiamo dei laboratori grandi, quello ad esempio che c'è qua sotto. Un grande laboratorio Mezzaluna, che viene sempre chiamato Mezzaluna, in cui si potranno mettere tanti schermi per poter proiettare mostre diverse nel tempo. Quindi non tanto più materiali cartellonistica, ma insomma mostre fatte in maniera. Ci sono tantissimi esempi in Europa da andare a vedere, molto interessanti, quindi c'è spazio per dare veramente vita nuova all'orto botanico, tenendo presente che per fare un orto botanico così ci vanno 300 anni, quindi bisogna veramente basarsi su quello che c'è. Ovviamente non si pensa di trasportare nulla da nessuna parte in questo senso, e cerchiamo però di portare avanti, di sviluppare ancora di più la conoscenza di quello che c'è qua dentro, con l'aiuto di tanti colleghi naturalmente e la collaborazione di tante persone con competenze diverse. Quindi la collaborazione con l'Accademia e con gli agronomi in generale è sempre stata molto gradita e quindi diciamo che continuiamo su quella strada, sperando che tante persone si interessino all'orto botanico, che può veramente diventare, ormai l'abbiamo detto in tanti e tanti luoghi di Torino, può diventare un luogo di incontro e di conoscenza scientifica delle piante, che è insostituibile proprio a tutti i livelli per la comunicazione. La prima cosa che faremo, e ve lo dico proprio in ultimo, rifaremo la cancellata. Adesso dovremmo partire prima di Natale, tutta questa cancellata del boschetto che Rosanna Caramello aveva dovuto mettere perché la cancellata che c'è dietro è alta 1,20 m e quindi avevamo tutte le persone che andavano e venivano. Adesso questa cancellata è veramente bruttissima, è cancellata per modo di dire, insomma, è una lamiera di cantiere. Il rettore Bertolino l'aveva voluta perché era l'unico modo di salvaguardare la struttura. Abbiamo già quasi il progetto esecutivo, quindi sarà pronto tra 10 giorni. L'Ateneo ha già accantonato i fondi, quindi insomma, dovremmo andare avanti nella costruzione. E questa è già una buona notizia perché almeno l'orto si vedrà di più, no? Il boschetto si vedrà di più perché adesso tante persone si dicono cosa c'è dentro. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo quelle lunette, uscendo le potete vedere, per far vedere un po' quello che c'è dentro, perché altrimenti le persone dicevano noi passiamo di qua ma non sappiamo cosa c'è dentro, non si vede effettivamente. Quindi quello è un modo per far conoscere un po' di più insieme a tanti social, Facebook, internet, insomma, diverse cose che abbiamo fatto per farci conoscere. Basta, io ho prolungato fin troppo. Guarda, io sono l'altra, ragazzi, no, ci hai offerto davvero un quadro splendido. No, certamente dell'orto botanico in quanto tale, ma anche di esperienze, voglia di fare, prospettiva, che è la cosa più bella. Consentimi proprio due riflessioni, perché davvero questo legame tra l'Accademia di Agricoltura e l'orto botanico, come ce l'hai illustrato, è da sempre forte, ricco, e la speranza, l'auspicio nostro è quello che lo possa essere anche di più in futuro. Ricordo a tutti, saluto la professoressa Quagliotti,
qua. Che tra l'altro, ecco, consentimi, guarda, volevo proprio fare una piccola riflessione, allora lo anticipo rispetto a un altro ragionamento che volevo fare, dicendo che qui fuori l'indirizzo dell'orto botanico, lo dico, è via Oreste Mattierò, no? No, Ah, via no, De via Mattioli, perché Mattione, mi confondevo. Mattioli. Dico alla professoressa nel Quagliotti, ecco, è stato citato questi studi, queste ricerche, ecco, certamente che ha portato avanti da un punto di vista genetico nella sua carriera, ricerche e studi certamente legate al miglioramento genetico più delle colture ortive, però certamente la pianta l'ha vista nella quotidianità, no? Da questo punto di vista, quindi ecco, mi pareva interessante poterlo sottolineare. Bene, niente, solo questo, faceva piacere ricordarlo. Così come anche, guardate, è stata in più occasioni citata la professoressa Rosanna Caramiello, ecco, anche per ovviamente gli studi, ma io devo dire che proprio in questa sala ho avuto modo di poter conoscere, in quest'aula, conoscere, apprezzare la botanica, proprio grazie ad aver avuto l'occasione di frequentare le sue lezioni. Così come anche qui mi sento un doveroso, ecco, ringraziamento, perché nelle visite che sono state organizzate una volta laureato agli orti botanici, e ne ricordo molte, con la professoressa Accati, è stata l'occasione davvero anche qui di poter certamente passare dal tema della conoscenza in termini così scientifici dell'orto botanico, ma anche del valore, potremmo dire, proprio estetico, culturale e di idee progettuali anche per quanto riguarda il tema dei parchi e dei giardini, altrettanto interessante. Ricordo quanti orti botanici che abbiamo visitato con gli studenti da Napoli, Merano, È bellissimo. ecco, queste realtà interessantissime. Così come davvero anche i riferimenti che hai fatto in termini di biodiversità e di servizi ecosistemici, passando dall'ambito forestale, ecco, qui c'è il professor Bovio, come davvero questi temi sono parte integrante della formazione dei nostri studenti, dove davvero l'aspetto produttivo del settore forestale però si lega in modo fondamentale ad un'attenzione anche a questi temi, così come anche il discorso davvero delle produzioni foraggere, qui abbiamo che davvero la studiate una vita, sia dei prati stabili, ma qui Angelo Ciotti, Andrea Cavallero, dove davvero la biodiversità lì si annida in modo straordinario, davvero sono delle miniere straordinarie a questo riguardo. E lì il passo è breve, poi andando ovviamente all'ambito zootecnico, il professor Bianchi e Luca Battaglini, che adesso ha dovuto lasciarci. Bene, volevo ecco, ripercorrere brevemente, poi ovviamente i temi trattati da te sono interessantissimi e avremo certamente occasione anche in futuro di poterli riprendere, tenendo conto che davvero vedo che c'è occasioni numerose da qui al Ah, tricentenario sì. di poter ragionare assieme su Certo. quello che si potrà Anche fare. nell'ottica di Gobbiasco, sul È vero, nuovo. esatto, d'altronde da questo punto di vista anche la vita accademica prosegue e il poter avere anche una sede nuova nella Città delle Scienze offrirà delle opportunità interessanti, significative da valutare, da approfondire e da comprendere. Ecco, dicevi, certamente ci potranno essere, ci saranno sicuramente anche delle riflessioni. Abbiamo anche il Museo dell'Agricoltura, adesso la passata Quagliotti è tutto andare via, ma il ricordo, ecco qui, abbiamo chi in questi giorni, anche con slancio e anche innovazione, ecco, vuole davvero far sì che la comunicazione possa arrivare con modalità e strumenti nuovi a divulgare. Chiedo, ecco, Giacomina Caligaris, un plauso anche all'opera, al lavoro che stai portando avanti. Mi sembra ci fosse Bene, una domanda. ecco, benissimo. No, ma facciamo, compiamo il Sandri, ecco, Serena Sandri, la mia studentessa. Ecco. La domanda, ecco, facciamo la domanda, ovviamente abbiamo studenti un pochino da tutta Italia, e prima citavi la Sardegna, ecco, abbiamo l'ambito sardo, l'ambito pugliese e non solo. Ecco, Sandri, prego, da Venezia.
progettuale. No, mi sembra che si chiami Fondazione 3T. Formazione 3T. Sono bravissimo, ma non voglio Dicevi. fare reclame. Penso che ci siano tanti gruppi che lavorano benissimo. Questi sono molto, molto, molto professionali, diciamo che fanno tanti corsi di formazione, quindi. In coloro che portano avanti un progetto straordinario di comunicazione, ecco, c'è Maria Teresa Sì. della Beffa, che anche lei con un impegno, non solo lei, ecco, comunque impegno straordinario davvero, il tema delle piante, del verde, dei giardini, nella quotidianità, ecco, lo porti avanti, ma tu non vorrei dimenticare nessuno, ecco, ma voglio davvero ricordare che qui c'è Davvero. un nucleo di persone che davvero ama Sì, tantissimo sì, sì. le piante. Qualche altra riflessione, domanda? Giacomina, via, dai, rompi il ghiaccio, ecco qua. Cosa ci vuoi dire? Ecco, questo discorso è interessante per il fatto che gli agroecosistemi, che costituiscono gran parte ovviamente dei territori italiani, sono davvero una miniera straordinaria in termini di biodiversità e soprattutto anche forme passate di agricoltura, adesso senza voler decantare in assoluto questo, ma comunque hanno consentito anche in molti casi di mantenere e salvaguardare realtà ricche di biodiversità, quindi davvero questo patrimonio che il museo ha raccolto è certamente interessante. Che nulla vada perso, brevissima, da questo punto di vista è interessante. Bene, qualche altra riflessione? Chi è che ci offre? Prego, Andrea. Professor Andrea Cavallero, è già professore di agronomia di cultura erbacee, lo dico solo per presentarti anche ai miei studenti. Prego. Interessante stabilire una collaborazione tra le conoscenze del nostro Ronaldo e la questione dell'introduzione di specie di provenienze più diverse nel mondo, anche non solo destinate a terreni normalmente coltivati, Ma anche. ma destinati a rinforzare la capacità di resistere al secco di No, quello. codici arbori nei più diverse località. Questo rappresenta da un lato un problema non da poco. È un Quindi problema sarebbe grosso. opportuno, diciamo, perché si vede importare le cose più strane. Sì, anche di erbacee, cioè non solo sull'erbore. Adesso la Regione Piemonte, sulle vari interventi di ingegneria naturalistica, dice solo specie native, no? Nel gruppo della Regione Piemonte si raccomanda sempre di utilizzare solo specie native. Ma nell'ottica del cambiamento climatico, le persone sono già pronte a inserire specie del genere Pennisetum, specie del genere Miscanthus, cioè tantissime specie esotiche, anche invasive, cioè anche già dichiaratamente invasive. E quindi è un problema veramente importante. Certo, perché sulle arboree, certo, però. È fondamentale, sì. Grazie. Qualche altra domanda? Che si lancia? Maria Teresa, via, dici qualcosa anche te, qui sei di casa, dici qualcosa, via, per stimolare così la tua esperienza di divulgatrice, cosa ci dici? Lo so, d'altronde. Va No, bene, no. se qualcuno invece è interessato alla visita, Sì, ci ecco. troviamo sotto, ci dividiamo in due gruppi, così c'è Valeria che ne può condurre uno, io un altro, e vi facciamo vedere la parte solo del giardino, non dietro, perché direi che in quest'ora un po' di lusco e brusco di luce, non, ma davanti invece sì, e le serre anche. Quindi se qualcuno vuole, per gli studenti, se non potete fermarvi adesso, o se desiderate No, basta, una benissimo, mezz'oretta, certo. se no, tornate anche un'altra volta, nel senso per fare proprio un giro complessivo ci va più tempo, però potete, anzi, siete attesi Sì, per. in questo senso, semmai oggi sono già pochi, non tutti, mi riprometto poi eventualmente per fare una cosa più completa anche con gli altri, però Sì. oggi approfittiamo già, abbiamo il direttore e la dottoressa Forza che è per.
Va bene, allora ancora un applauso.